ma quasi. Valeria, allora Paolo, presenta ai nostri telespettatori chi è Valeria Castellana. Allora, la dottoressa Castellana, biotecnologo, farmaceutico, medico e farmaceutico, in questi giorni ha approfondito la questione relativa al vaccino Sputnik. Dottoressa, noi pochi minuti fa eravamo in collegamento con Mosca, dove comunque la situazione pare si stia normalizzando, ma all'inizio della settimana abbiamo fatto un collegamento con il sindaco di Rodi Garganico, Carmine Daniello, il quale aveva lanciato una provocazione dicendo: se la situazione è quella che è in Puglia senza vaccini, io me li compro con le indennità di carica. E oggi il presidente della regione Emilia Romagna, Bonaccini, ha testualmente detto: vogliamo chiarezza sul vaccino Sputnik, se è valido lo acquisteremo. Quindi Bonaccini è andato oltre. Perché c'è questa difficoltà ad acquistare, o meglio a validare da parte dell'EMA, il vaccino russo, dottoressa? Sì, quello che ad oggi sappiamo effettivamente è un gran problema che è in atto, perché praticamente cosa è successo? In Russia il vaccino è stato approvato ad agosto. Il problema è che l'EMA, che è stata contattata anche qualche giorno fa, continua ad affermare che l'agenzia non ha ricevuto ancora la domanda per la rolling review, cioè un'autorizzazione di commercializzazione per il vaccino contro il Covid-19. Ovviamente sui social si sono schierati chi da una parte e chi dall'altra. Perché? Perché cosa succede? Nel momento in cui l'ingresso lo fa un vaccino esterno, quindi fuori dalla nostra comunità, è ovvio che per poterlo utilizzare in Europa bisogna che venga presentato all'EMA, che sappiamo essere appunto l'Agenzia Europea per i Medicinali. In Russia è stato utilizzato e quindi sin da subito approvato, perché a commercializzarlo è stato il Russian Direct Investment Fund, cioè un fondo sovrano russo che lo ha finanziato e che d'altra parte sostiene di aver già inviato la domanda, insomma, a fine gennaio. Solo che l'EMA dice che questa domanda non è mai pervenuta, e solamente dopo l'ok degli esperti effettivamente le autorità russe potranno registrare questa domanda per la rolling review, ed essendo prodotto in un sito extra europeo deve essere verificato che appunto, e appunto deve essere accertata che la produzione segui appunto i nostri standard europei. Dottoressa, ecco, ma ecco cosa ci vieta? Cosa ci vieta a noi Italia di procedere con l'acquisto del farmaco russo? Penso che non ci vi siano divieti, è solamente un problema di validazione. D'altra parte l'Austria, come tutti i problemi, è un problema burocratico. Perfetto, brava. Perché se l'EMA non riceve, dice di non aver ricevuto la proposta, non ci può essere l'approvazione, e quindi non ci può essere tutta la task force, il comitato tecnico scientifico che valuta e approva il vaccino, automaticamente non può avvenire l'acquisto. Cosa che invece è avvenuta in altri paesi. Noi facciamo parte dell'Unione Europea e ovviamente il vaccino per entrare da noi deve seguire gli standard europei, perché effettivamente a novembre Mosca ha dichiarato l'efficacia del 90% del vaccino Sputnik. Dopo l'approvazione in Ungheria, questo è stato somministrato in Argentina, in Serbia, in Palestina e in Bielorussia. In Italia non riesce ad entrare perché manca l'approvazione, è l'EMA che decide praticamente. Ho capito. Quindi se non avviene l'approvazione non può essere comprato. Ecco. E allora dobbiamo fare con i nostri vaccini, con quelli di cui ci stiamo approvvigionando. Tra questi, ti faccio questa domanda veloce, dottoressa, tra questi l'AstraZeneca, ma si è capito se il vaccino AstraZeneca, che pare noi abbiamo in grandissima quantità a differenza dell'altro, del Pfizer e del Moderna, possa essere somministrato dai 18 anni in su e anche oltre i 55. Quali sono i problemi di questo vaccino AstraZeneca? Allora, il vaccino AstraZeneca è stato approvato più tardi rispetto al Pfizer-BioNTech e a fine gennaio quindi sia l'EMA che l'AIFA l'hanno approvato. Si è visto esserci praticamente un'efficacia del 62%. 62? Non ho capito. Del 62%? Sì, 62%. E col passare dei giorni dalla prima somministrazione si è raggiunti l'80%. Ah, okay. Entro la dodicesima settimana. Qual okay. è infatti il vantaggio di AstraZeneca che giustifica la quantità industriale di acquisto?
proprio quello di poter permettere una vaccinazione in larga scala, essendo necessaria la somministrazione nelle 12 settimane, differentemente dai 20 giorni del Pfizer-BioNTech. Perfetto, è proprio a questo proposito, dottoressa, a 3 mesi praticamente. Possiamo... Dopo 3 mesi c'è il richiamo con l'AstraZeneca. Tant'è che in questo... Però in questo... il problema è che se c'è il pro di essere utilizzato tra i 2 e gli 8 gradi, è l'Italia che ha posto il limite su persone fino ai 65 anni. Ah, no, questo non lo sapevamo. Vuoi ripeterlo e specificarlo? Cioè solo l'Italia tra i paesi europei l'Italia ha posto il limite? Ha posto il limite di utilizzo sulle persone fino ai 65 anni. E gli altri paesi europei no? A quanto pare gli altri paesi europei no, perché ci sono anche tantissimi altri vaccini che sono stati utilizzati negli altri paesi europei. Ho capito, perché in questi giorni si sta discutendo anche a livello centrale a Roma sulla opportunità di somministrare i vaccini che abbiamo. Io lo voglio ricordare, sono numeri, quindi però danno l'idea. Sono state consegnate in Italia 6.542.000 dosi di vaccino. Ne sono state somministrate 4.587.000. Significa che abbiamo a disposizione 2 milioni di dosi di vaccino che non riusciamo a somministrare. E io immagino che la maggior parte di queste dosi che abbiamo a disposizione siano proprio di AstraZeneca. Ecco perché si sta discutendo di allargare quanto più è possibile la fascia di popolazione che deve ricevere il vaccino, visto che bisogna aspettare comunque 3 mesi per la seconda somministrazione. Quindi non aspettare di avere tutte e due le dosi a disposizione, mandiamo subito con quella unica che abbiamo, e poi entro tre mesi dovrebbero arrivare gli altri, così dottoressa? Sì, perché quello Pfizer-BioNTech necessita della seconda dose entro i 15 giorni, che ovviamente... Quindi bisogna conservare la seconda dose necessariamente. Esatto, cosa che non è stata fatta inizialmente dall'Italia, perché diverse dosi non è stata conservata in maniera coscienziosa la seconda dose da fare a chi aveva già insomma ricevuto la prima dose. Ecco perché ci sono stati problemi, ecco perché giustificata la quantità industriale comprata di AstraZeneca e somministrata, ora lo stanno somministrando agli operatori scolastici e ai militari. E alle forze dell'ordine. E alle forze armate. E alle forze armate. Ma si vuole accentrare tutto a Roma. Il nuovo commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha già fatto capire che si va verso una somministrazione su larghissima scala, nell'attesa di ricevere entro poche settimane le altre dosi, così da garantire la seconda somministrazione, quindi con la seconda dose a 3 mesi, quindi c'è tempo. Ma intanto è inutile tenere 2 milioni di dosi inutilizzate in Italia. È un fatto gravissimo, se pensiamo, dottoressa, che muoiono 300-350 persone al giorno. Voi immaginate cosa significa, no? Dare la possibilità di somministrare questi vaccini, fra un mese 300 persone potranno vivere e non morire. Di questo stiamo parlando, in fin dei conti. Assolutamente sì. Quindi prima arrivano ovviamente le autorizzazioni, prima si procede all'acquisto e avviene la somministrazione. Perfetto, dottoressa, ti lascio con il direttore. Io ti ringrazio tantissimo. Speriamo di poter... Speriamo di poter avere un collegamento in video oltre che in audio. Grazie. Faremo una prova, sarà difficile anche che ora lei senta me, a quanto pare, no? Mi sente? Sì, certo. No. Ah, perfetto, Valeria. Tra l'altro noi abbiamo parlato ieri nella trasmissione Mario Giordano, che tu avrai visto sicuramente, Paolo. Io non ho visto Sanremo, sono stato attratto da questa trasmissione, perché sono emersi altri scandali, degli scandali che sono davvero straordinari. Tra questi, quelle delle mascherine con il codice 1282. Fate attenzione, 1282, perché queste mascherine, che sono certificate, ma è una certificazione falsa, vengono addirittura vendute nelle farmacie e sono state testate. Sono mascherine che creano grossissimi problemi. Quindi ricordatevi il codice 1282. Va bene, salutiamo e ringraziamo la dottoressa Castellana. La rivedremo, mi auguro, presto, e magari continueremo a parlare di questo e di altri argomenti. Grazie, buonasera dottoressa. In arrivo, eh. Ci
sono tante novità, c'è la novità, il vaccino Johnson & Johnson, e c'è anche un altro vaccino italiano, il Dakis, che fa parte praticamente, è un nuovo vaccino che è stato somministrato qualche giorno fa, è molto molto interessante, quindi vedremo, speriamo di avere subito le conferme, tutte le autorizzazioni del caso. Avvisaci, ci metteremo subito in contatto con te, dottoressa. Grazie.